prima delle relazioni virtuali eravamo tutti più sereni. Diciamoci la verità, questi nuovi modi di comunicare servono a migliorare le interazioni. Prima per frequentare una ragazza dovevi almeno presentarti di persona. Adesso è tutto più semplice. Tu vai, che ne so, su Instagram, la vedi in foto. Se ti piace, la segui. Se sei timido, ci sono dei social che ti suggeriscono gli amici. E tu arrivi a 100 amici, 200, arrivi ad avere 5.000 amici e il sabato sera stai con mamma a vedere c'è posta per te. Anche gli anziani di oggi sono un po' cambiati con questi nuovi mezzi. Io mia nonna che usa i gruppi di WhatsApp per fare Zumba e Pilates, è brava. Sarà pure avvantaggiata senza cartilagini. Però se c'è una cosa che non sopporto, è che si mette sempre queste tute strette, aderenti, o tigrate o zebrate. Che ti devo dire, nonna? Lo zebrato mi fa sentire selvaggia. Nonna, una zebra di 75 anni non è selvaggia, è imbalsamata. Per carità, ci sono delle nonne che si vestono nel modo più strano, tutte truccate, con i tacchi, che tu nemmeno le riconosci. Può succedere che se vai in un locale, rimorchi una, ciao, ti ho notata e da questo tuo sguardo si vede che sei una donna di esperienza. Vuoi stare con me stanotte? Ma tu sei troppo giovane. Perché? Perché sono tua nonna. Ma che vergogna, se ti vedesse il nonno così. Il nonno sta sul cubo, là, vedi. Io... Sono cambiati gli anziani, vogliono sentirsi più giovani, però non hanno perso il loro senso del pudore. Io proprio ieri ho trovato mio nonno in camera mia, davanti al computer, che guardava YouPorn e piangeva. Nonno, non le devi vedere queste cose, che ti sciocchi. Nonno, no, non è lo shock, quella è la nostalgia. Però se c'è una cosa su cui non è cambiato è che lui ci tiene alla salute. Per lui qualsiasi cosa mi capita è colpa delle sigarette. Che ne so, torna a casa con il mal di testa? Maledette sigarette. Mi fa male la pancia? È colpa delle sigarette. Oltre disse, nonno, è vero, da quando... faranno male, ma da quando fumo ho sempre voglia di fare l'amore. Hai visto le sigarette? Beh, vai dalla nonna e dici di incominciare a fumare. Stavo scherzando. Però probabilmente avrebbero detto e fatto tutto questo se ci fossero ancora. Magari mi stanno guardando e io già immagino mia nonna da lassù con due occhi meravigliosi e indosso una tunica piena di luce, però tutta zebrata. Grazie. Bravo! Bravo Antonio! Bravo, 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 bravo! Ero un po' emozionato, scusate. Secondo me è andata bene, però adesso chiediamo. Selvaggia. Allora Antonio, sicuramente ci hai fatto sorridere, ti manca secondo me ancora un po' di esperienza da monologhista. Paolo? Credo che anche qualora tu avessi voglia di tirare fuori e di applicare la comicità a quel tuo lato fragile e sensibile che hai, secondo me puoi riuscire anche a farci ridere dicendoci qualcosa in più. Buono, grazie. Buono, buono, buono. Adesso vediamo se avrà ancora la possibilità di salire su questo palco, se andrà avanti con questa gara, questo campionato della comicità italiana. Vediamo un attimo, stanno votando, hai sentito quello che ti hanno detto, vediamo se i voti saranno in linea con le parole che hanno detto poc'anzi. Abbiamo 6 Diego Battantuono, 6.5 Selvaggio Lucarelli, 7 Paolo Ruffini, 7 Alex Zanardi, per un totale di 26.5. Grazie. Complimenti Antonio. Grazie. Complimenti, grazie. Complimenti, complimenti.